Guanta a tutti ciurma e benvenuti alle giocherine in questo nuovissimo episodio su Omori. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con le like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questo di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ebbene, l'ultima volta ci siamo lasciati in una maniera un pochettino spezzata tra virgolette. Perché ragazzi? Perché appunto mi sono ritrovata di fronte ad una boss fight, ok? Una orribile scolopendra che sembrerebbe essere composta tra l'altro da tante germotalpe che non capisco se sono morte o se sono in modalità zombie. In ogni caso ragazzi ci siamo ritrovati di fronte a questo boss ed evidentemente purtroppo il livello dei miei personaggi ragazzi non ci concedeva la vittoria. Infatti poi come avevo promesso mi sono messa ragazzi per conto mio offline a cercare di livellare il più possibile. Ho approfittato di questa zona a maggior ragione ragazzi perché ci sta quell'orso furioso, insomma quell'orso che sembrava tanto caruccio invece poi era incazzato nero, che dava veramente diversi punti esperienza. E quindi mi sono messa ragazzi a livellare come una matta e come potete ben vedere dalla schermata sono riuscita a far raggiungere il livello 20 a tutti e quattro i miei personaggi. Se non sbaglio quando ci siamo salutati l'ultima volta ragazzi erano intorno al livello 15 se non erro, ripeto, quindi comunque sono riuscita a farli salire ragazzi di tipo 5 livelli, 4 o 5 livelli, e che comunque dovrebbe essere una cosa positiva. Quindi devo ovviamente sperare che questo basterà ragazzi, quindi non perdiamo più tempo, dirigiamoci appunto dove ci siamo salutati l'ultima volta. Non ci resta quindi che entrare in questa ennesima parte di foresta dove purtroppo andremo appunto incontro nuovamente a questa boss fight che per me la volta scorsa è stata completamente inaspettata. Tra l'altro bisognerebbe effettivamente ancora capire perché sta benedetta scolopendra si nutra di tutte queste povere germotalpe che appunto sono sue vittime ragazzi, cioè le ammazza tutte, le lascia veramente senza vita. E quindi eccoci qua. Ho cercato un attimino pure ragazzi di mettermi in testa come funzionano le emozioni. Tra l'altro i miei personaggi hanno imparato diverse abilità nuove di cui potremo usufruire d'ora in avanti, quindi sarà parecchio utile questa cosa. Quindi vediamo di incominciare ad attaccare il più possibile. Ok, vediamo se questa volta potremo essere capaci di riuscire in questa battaglia. Vedete per esempio Omori ha imparato anche questo attacco nuovo, quindi anche Obri ha imparato questo nuovo attacco. Direi che siamo già un pochettino più avvantaggiati rispetto alla volta scorsa. Quindi la cosa importante per esempio adesso ragazzi è fare fuori questa maledetta germotalpa, perché lui ovviamente se ne servirà. Io continuo ad attaccare ragazzi come se non ci fosse un domani. Quindi intanto direi di curare Obri. Hiro ha imparato anche questa abilità di poter insomma agire per primo e curare il 40% della salute dell'obiettivo. Quindi questa cosa è veramente super utile. Quindi germotalpa via. Io direi di utilizzare attacca ancora, visto che ci siamo. Oh, oh, ragazzi, ragazzi, fermi, cioè, posso dire di essere veramente basita dalla facilità con cui abbiamo fatto questa volta questa boss fight, ragazzi, perché la volta scorsa sembrava una cosa addirittura impossibile, ma nel giro di meno di 5 minuti, credo, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Wow, sono contentissima, veramente, non mi aspettavo, cioè, veramente con questa semplicità. Evidentemente livellare 5 volte è servito parecchio. Ok ragazzi, sono veramente felicemente stupita. Benissimo, così almeno possiamo andare avanti. Allora nel frattempo, visto che ci siamo, siamo vicini comunque a un picnic, anche se credo che ne metteranno uno più avanti, ma visto che ci siamo ragazzi io direi di approfittarne, di curarci e di salvare la partita. Ovviamente, perché vi giuro sto ancora cadendo alle nuvole ragazzi, mi è sembrato fin troppo semplice. Ovviamente quello che mi consigliate sempre è comunque di livellare il più possibile, perché a quanto pare comunque anche i prossimi nemici, i prossimi boss non saranno una
tanto una passeggiata, quindi questa è una cosa che continuerò sicuramente a fare, ragazzi, appunto per non ritrovarmi in difficoltà le prossime volte. Quindi scendiamo da questa scala e vediamo dove ci conduce. Oh mio Dio. Villaggio Germotalpa? What the fuck? Ma che cazzo di posto è? Infatti c'era ovviamente, ragazzi, il cestino esattamente qua, come avevo immaginato. Le germotalpe sono creature così buffe, mi fanno venire voglia di prenderle in braccio e spupazzarle. Lo sai che le germotalpe adorano il tofu? Prima ne ho preso un po' da un banco del tofu, assaggialo pure. Quindi ho ricevuto tofu, perfetto. Quindi questo è addirittura il villaggio delle germotalpe. E quindi possiamo andare nelle varie stanzette. Noi germotalpe non osiamo lasciare la colonia dai tempi della grande migrazione. Fu un periodo difficile, molti di noi non ce l'hanno fatta. Germotalpe disperse a destra e a manca, fanti separati dalle proprie famiglie. Oh, quale orrore, quantomeno adesso va tutto bene, più o meno. Odio i lunedì. Credo che questa germotalpa abbia riassunto l'umore di un pochettino tutti quanti noi il lunedì. Ehi creature, sembrate dei viaggiatori esperti, potreste aiutarmi? Mio fratello vive nella colonia di germotalpe dell'oltremondo. Vorrei portargli un pacco da casa, ma ho paura di smarrirmi, potreste consegnarglielo al posto mio? Grazie strane creature, sono certo che apprezzerà. Ecco a voi, va bene, ok. Fai in modo che gli arrivi sano e salvo, va bene, non ti preoccupare di niente, anche se non ho ben capito. Ed è in un altro villaggio fondamentalmente, un tavolo pieno di gadget di una persona dall'aria insopportabile. Perché dovrebbe avere l'aria insopportabile? Non capisco. Ah, salve bizzarre germotalpe. Te sembra una germotalpa io? Ma che seriamente? Ma guarda me bene, Dio santo. Siete qui per vedere Dulcinea in cerca d'amore? Se è così siete nel posto giusto. Questo spettacolare e incredibile spettacolo avrà inizio a breve. Un momento, mi ricordo questo spettacolo. Abbiamo dei biglietti d'ingresso per la prima fila. Oh, riesco già a immaginarlo. Una storia epica e avvincente sugli ostacoli dell'amore. Sofferenza, tradimento, disperazione, solitudine. Oh, è così appassionante. Sarà divertente, voglio farmi sbalordire. Non saprei, devo dire che sembra interessante, ma non è il momento opportuno. Ma prima hai detto che potevamo, dai Hiro, almeno vediamo com'è. Dai, dai, dai. Ah, va bene, spero che non ci prenderà troppo tempo. Favorite i biglietti d'ingresso? Sì, certo, subito, signor Germotalpa. Abbiamo qui i nostri biglietti. Obrit infila le mani in tasca e prende i biglietti d'ingresso. Potevi almeno chiedermeli per tastarmi in questo modo. Ecco qui, signor Germotalpa. Oh, oh cielo, non riesco a credere ai miei occhi. Sono biglietti per la prima fila. Voi dovete aver fatto grandi sacrifici per essere qui oggi. Siete degni di lode. Perdonatemi se prima ho detto che eravate strani. A un secondo sguardo devo dire che siete le germotalpe più tipiche mai viste. Certo, io ti consiglierei anche una passeggiatina dall'ottico. Godetevi lo spettacolo dalla prima fila, mie normalissime germotalpe. Non vedevo l'ora io di andare a sto spettacolo, Dio santissimo. Va bene, vorrà dire che andremo. Wow, finalmente vedremo sta benedetta Dulcinea. Abbiamo sudato tantissimo per avere i biglietti. Certo, li abbiamo fregati a quei quattro poveri cristi che hanno avuto la sfiga di incrociarci. Quante voci emozionate. Wow, che palco enorme. È proprio come l'avevo immaginato. Sediamoci ai nostri posti, lo spettacolo sta per iniziare. E sediamoci. Ok, siete pronti? Certo. Godiamoci sto incredibilissimo spettacolo. Vediamo di che si tratta. Già il fatto che è tutto rosa, sono i cuoricini sulla tenda. Gentili talpe del pubblico, eccoci qui per un episodio speciale di Dulcinea in cerca d'amore. Ma prima di iniziare, un minuto di silenzio per ricordare una figura di grande ispirazione per tutti noi, il nostro amato capo, Germoglio Antico. Oh, ma l'abbiamo fatto fuori noi! Lui è stato il padre di cui nessuno di noi era degno. Dedichiamo questo silenzio alla sua memoria. Ok. Che possa riposare in pace. Ok. E adesso, via allo spettacolo! Rullo di tamburi, signore e signori.
Nell'ultimo episodio di Dulcinea in cerca d'amore, la nostra principessa preferita, ancora una volta, non si è innamorata di alcun pretendente. Questa volta abbiamo trovato tre partecipanti di grande fascino. Saranno capaci di rubare il cuore di Dulcinea? Presentiamoli subito! Il partecipante numero uno è un abitante del villaggio Germotalpa. La sua altezza sfiora il metro. Il suo piatto preferito è il tofu. Possiede una pregevole collezione di fenicotteri di plastica e ama le lunghe passeggiate nei tunnel claustrofobici. Un applauso per il partecipante numero uno! Tra scapolottina numero 1, scapolottina numero 2 o scapolottina numero 3? Il partecipante numero 2 è esatto, avete indovinato, un altro abitante del villaggio Germotalpa. Ma fate attenzione, la sua altezza supera addirittura il metro. I suoi hobby sono camminare, correre e strisciare. La sua combinazione di colori preferita è marrone e verde. Passa i fine settimana a rotolarsi tra i panni sporchi. Wow! Conturbante. Un applauso per il partecipante numero 2, forza! E adesso qualcosa di completamente diverso. Il partecipante numero 3 è arrivato fin qui dall'oltremondo. È piombato giù dal cielo, letteralmente. Secondo l'opinione generale, ciò lo rende un buon partito. Un applauso per Snaily! Se lo caga nessuno. E adesso, il momento che stavate tutti attendendo, che si abbassino le luci. Lei irradia bellezza, ha infinita grazia. La sua avvenenza è degna delle leggende. Esatto, sapete benissimo di chi sto parlando. È colei che incarna ogni cosa bella e sta per apparire su questo palcoscenico. Or dunque, offrite il vostro miglior applauso alla sola, unica, magnifica, Dulci. Oh no, un blackout! Come facciamo adesso? Devo sapere come va avanti. Aspettiamo qui. Sono sicuro che le germotalpe faranno tornare subito la luce. Aiuto, non sappiamo cosa fare! Aiuto, non lo sappiamo nemmeno noi! Aiuto, aiutateci! Soccorso! Aiuto! Che è? Aiuto! Oh. Beh, meglio dare un'occhiata per sicurezza. Che minchia è successo, ragazze? Aiuto! Aiuto! Lo so, è quello che vorrei fare, infatti. Evidentemente non possiamo salire da qui, forse dobbiamo uscire. E che cazzo è successo? A parte quel poveraccio che è stato letteralmente fulminato. Cavolo, sembra che il blackout abbia colpito tutto il villaggio Germotalpa. Hiro, cosa facciamo ora? Non temere, Obri, è qui che la mia abilità di tutto fare entra in gioco. In casi come questi bisogna cercare un generatore di emergenza. Ok, quindi non ci resta che trovare un generatore di emergenza, allora. Intanto ho salvato, per cui direi di scendere, perché questa è l'unica parte in cui non siamo andati. Un generatore di emergenza. E dove cazzarola sarà un generatore di emergenza? Stanza occupata, nessuno deve disturbarmi, vietato l'accesso agli umani, questa stanza è solo per Germotalpa, infatti si vede. Qua non possiamo fare assolutamente nulla. Come osi direte una tale blasfemia? Lo sanno tutti che il tofu va servito caldo. Sei impazzito! Ogni Germotalpa che si rispetti sa che il tofu va servito freddo. Ehi, non c'è bisogno di litigare, perché non ho trovato un compromesso? Chi lo sa? Magari avete entrambi ragione, o forse potete cucinare il tofu in un modo che nessuno ha mai provato prima. Tra il caldo e il freddo, quindi, come dire, tiepido? Tofu tiepido? È la peggiore idea che abbia mai sentito. Persino il tofu freddo sarebbe meglio. Tofu tiepido mi fai venire da vomitare. Perfino il tofu caldo sarebbe meglio. Ok, diciamo di sì, diciamo di sì. Allora, qua sopra c'è qualcosa, no? Qua sopra viene venduto tofu. Per cui proviamo a scendere intanto di qua, ragazzi. Non perdo tanto tempo a parlare con tutti sti personaggini, perché... Dio mio, cosa cazzo è questo schifo? Ok, allora proviamo a gonfiarlo di botte. Radice, ah, si può scegliere cosa colpire. Io spero, ragazzi, che non sia troppo problematica pure sto nemico qua, perché che cavolo, ho livellato così tanto. Non so se è il caso di colpire prima le radici o cosa.
Oh, questi sono attacchi che comunque colpiscono un po' tutto, eh. A few moments later. Resistente, non me l'aspettavo, ragazzi, veramente. Cioè, pure le radici sono forti, eh. Oh, una cosa che non ho capito, ragazzi, perché quando raggiungo il 10 nella barra di sotto, e questo si è pure curato intanto, non posso utilizzare l'attacco speciale. Sta cosa non l'ho ancora capita, sinceramente. A few moments later. Cioè, vedete, raga, poi ti illudono di essere salito parecchio di livello con la scheda a posto, cioè, con la scolopendra, e poi arrivi qua e ti senti di nuovo una merdina, cioè. Che palle! Vabbè che sopra sto schifo ci sta quell'incudine là sopra, che magari potrebbe aiutarci a farlo fuori. Il problema è come? Allora, intanto curiamoci e mi chiedo se devo passare per forza da lì per trovare sto benedetto generatore di emergenza. Spero sinceramente di no, perché attualmente, raga, mi ritrovo di nuovo in difficoltà. E comunque sappiamo tutti benissimo quanto ho livellato. La cosa mi fa rimanere un attimo perplessa, purtroppo. Allora, vediamo qua sotto. Qua ci stanno altre strade ancora, ragazzi. Ammazza, cioè, ce ne stanno di posti, eh. Bello grande pure sto posto. Che c'è? Più veloci, ragazzi, dobbiamo sbrigarci. Stiamo facendo il nostro meglio, guardiano. Non possiamo andare più veloce di così. Per fare che? Perché non funziona? Mi sento male. Continuate a correre, talpe. Non si ottiene nulla senza la fatica. Sì, ma che state combinando? Scusate. Uno specchio volante. I tuoi amici sorridono con affetto alle tue spalle. Ma non mi dite... Oddio. Eccola. Non è collegata alla presa. Vuoi collegarlo? Assolutamente sì. Quindi era questo che serviva, insomma. Evidentemente. Ok, è tornata la luce. Perfetto. Che vi avevo detto? Gli sforzi pagano. Continuate a correre. Beh... Gli sforzi pagano fino a una certa. Che serve sto coso? Per fare ginnastica? Ma serve a qualcosa di serio? Ok, una corsetta così a caso ogni tanto ci sta, pure nel bel mezzo di una missione, dai. Non so a cosa è servito nello specifico, ma va bene lo stesso. Quindi direi di tornare su. Vediamo cosa è successo nel frattempo allo spettacolo, ragazzi. Perfetto, eccoci qua. Vediamo un po' se c'è qualche novità incredibile. Salve. Presto, che qualcuno mi aiuti. Ho bisogno dell'aiuto di un bel giovanotto. Ecco, tu. Tu coi pantaloni a righe. Sei un vero figurino. Sì, sì, direi che andrai benissimo. Per fare cosa? Eh? Wow, ecco, grazie davvero. Non so cosa dire. Ti prego, saresti disposta ad aiutare una povera talpa? Ho un disperato bisogno del tuo aiuto. Beh, come potrei rifiutare una richiesta tanto gentile? Grazie, davvero generoso, sei così gentile. Bene, seguimi per di qui, non perdiamo tempo. Un momento, possono venire anche i miei amici? Giusto, i tuoi amici. Siete qui per vedere Dulcinea in cerca, no? In questo caso vi rivedrete subito. Ora seguimi, dobbiamo sbrigarci, il tempo è tiranno. Ok, si è portato via Iro. Così. Perché sì. Va bene. Sediamoci di nuovo in prima fila, vediamo che succede. Ah, l'avranno messo come terzo pretendente. Volete vedere? Quanto ci scommettiamo, ragazzi? Salve fan di Dulcinea, ci scusiamo per la breve interruzione, torniamo ora al programma stabilito. Ci duole dovervi informare di un tragico incidente avvenuto qui sul palco durante l'interruzione. Ecco qua. Siamo costretti ad annunciare la triste dipartita del partecipante numero 3. Ricorderemo con affetto i pochi secondi trascorsi insieme a lui. Era un individuo davvero unico. Scusate. È insostituibile. Sì. Ma lo spettacolo deve andare avanti. The show must go on. Quindi via. Date il benvenuto al nostro nuovo partecipante numero 3, giunto fin qui dalla Gran Foresta, il Prode Hero. Lo sapevo io. Bene. Ascoltate e stupitevi, il nostro aiutante Hero è alto ben 1,70 m. I suoi hobby sono la pasticceria, la cucina e le pulizie. E se non vi sembra già l'uomo perfetto, ammiratene il sorriso smagliante e l'ottimo carattere.
E adesso ancora una volta è il momento di introdurre la nostra star. Che si abbassino le luci e speriamo che non riscoppi di nuovo tutto. Lei irradia bellezza, ha infinita grazia. La sua avvenenza è degna delle leggende. Esatto, sapete benissimo di chi sto parlando. È colei che incarna ogni cosa bella e sta per apparire su questo palcoscenico. Lei è la sola, unica, magnifica. Oh, 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 oh. Ok, è lei Dulcinea, quindi. Ok, vedere questa risata inquietante, lo posso dire, vero? Bene, bene. Sì, smettila di farlo, ti prego. Un ingresso sublime, mia signora. Ebbene sì, sono proprio io. Ciao, miei sciocchi fan adoranti. Ti adoriamo, Dulcinea. Sei la migliore. Ogni volta che lo famo mi pia male. Dulcinea, abbiamo portato 3 dei migliori pretendenti al mondo qui, su questo palco. Riuscirà uno di loro a rubare finalmente il tuo cuore? Iniziamo con qualche domanda. Tra le cose che Dulcinea apprezza di più in un compagno c'è l'obbedienza più assoluta. Partecipante numero 1, giuri tu fedeltà a Dulcinea per il resto della tua vita? Partecipante numero 1, qual è la tua risposta? Certo, non so, ma perché no? Ti piace fare il difficile, vedo. Cosa penserà Dulcinea di questa risposta? Raggiungi il metro? È davvero troppo basso. Gettatelo nelle prigioni. Cosa ha detto? Delle prigioni? Ma stiamo scherzando? Aiuto! What the fuck, che cosa sta succedendo? Passiamo al partecipante numero 2. La domanda è la stessa. Non ci sono risposte sbagliate, quindi parla con sincerità. Partecipante numero 2, giuri fedeltà a Dulcinea per il resto della tua vita? Dunque, certo. Mi basta non essere gettato nelle prigioni. Cribbio, costui mi offende con la sua sola presenza. Portatelo via, ragazzi. Oddio. Ecco, se l'è data a gambe. È stato preso Ostis. Oddio, Iro, e che fine dovrà fare Iro? Partecipante numero 3, sembra che tu sia l'unico rimasto in pista. Farò anche a te la stessa domanda, nessuna pressione, naturalmente. Giuri tu, Iro, cieca fedeltà ad Dulcinea per il resto della tua misera vita? Beh, no, non mi sembra una proposta accettabile. Perché mai dovrei farlo? Oddio. Oh, lui è puro e immacolato. Possibile, io, Dulcinea, mi sono innamorata. Che incredibile colpo di scena! Deve essere destino un incontro voluto dal cielo. Ma ho appena detto che... Ah, sì, sei davvero perfetto! Dunque, com'è che ti chiami? Dunque, mi chiamo Hiro. Hiro, il mio eroe! Andiamo subito nelle mie stanze. Oddio, a fare che? Guardie! Ah, sì, è lei. Ho scelto il mio pretendente, portatelo via! Ma che cazzo succede? Ragazzi, vi prego, fate qualcosa! No, non lo lasceremo portare via, scusate. Wow, quindi Hiro sposerà Dulcinea. Un bel colpo di scena. Cosa stai dicendo, Kel? Dobbiamo salvarlo. E che posso farci io? Mica voglio finire nelle prigioni. Accidenti, Kel, sei proprio inutile. Hiro, devi respingere Dulcinea. È il momento, Hiro. La tua principessa attende. Sapete, non credo proprio che mi ascolterà. Su, sbrigati. Va bene, ci provo. Chiedo scusa, Dulcinea, hai un momento? Ah sì, per te sempre, Hiro. Bravo, te lo do il suono della tua voce, pronuncia ancora il mio nome. Oh, che parole gentili, voglio dire. Perché proprio a me? Dunque, mi dispiace, Dulcinea, ma non sono interessato. Oh, cosa intendi dire, mio principe? Io, ecco, sono davvero lusingato, ma ci siamo incontrati... solo un attimo fa, quindi
Devo rifiutare la tua proposta? Oh, Sofia, non fare lo sciocchino, Hiro. Cosa mi tocca sentire? È la verità. Mi dispiace, Lucinea, ma io non voglio sposarti. Oh, oh. Oh, shit. Oh, shit. Questo è inaccettabile. No, che dico? È blasfemo! Come osi respingere me, Dulcinea? Tutti amano Dulcinea, capito? Tutti! Gettatelo nelle prigioni! Fermi! Non potete trascinare via Hiro, lui è nostro amico! Che sta succedendo? Che ci fa una non fan di Dulcinea tra il pubblico? Ah, ho capito, voi siete fan di Hiro? Ne avete di coraggio! Prima vi prendete gioco di me e poi interrompete il mio spettacolo! Sono io a dettare le regole qui! Guardie, portateli via! Oh, 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 oh. L'hai fatta grossa, Aubrey! Oh, cazzus! Ecco fatto! Ci hanno direttamente rinchiuso nelle prigioni, che spettacolo! Accidenti, ora siamo tutti bloccati nelle prigioni. Mi spiace di avervi coinvolti, ma che ne sapevi di Hiro? Che cazzo dici? Ma figurati, Hiro, nessuno avrebbe mai potuto prevedere come sarebbe finito. Oddio. Talpa coi baffi. E ride come lei, scusate. Poveri stolti, non mi avete riconosciuto? Ah, è quella stronza che avevamo visto nella discarica. Sono io, Rosa, la più grande fan di Dulcinea al mondo. Vi avevo detto che ve l'avrei fatta pagare cara. Oh no, ci ha turlupinati. Avrei dovuto capire che era tutto un tuo piano, Rosa. È proprio come dicono, la vendetta è un piatto che va servito freddo. Marcite, plebei, marcite per l'eternità nelle prigioni. Accidenti, come facciamo a uscire di qui? Troveremo un modo. Su, pensiamoci tutti insieme. Da dove iniziamo? Non credo che abbiano lasciato la porta aperta, vero? Sarebbe fantastico se si fossero dimenticati la porta aperta, no? A parte che le guardie qua intorno Ah, c'era davvero la porta aperta. Va bene. Ah, sembra proprio un lavoro per Aubrey. Ok, perché li può spaccare tutti, ovviamente. Boom, tofu, boom. Che ci sarà qua dentro? Altra roba interessante? Ok. Chissà quanto saranno dure ste germotalpe con la ferraglia. Ok. Non sono ovviamente nemici fin troppo complicati. E intanto danno un po' di esperienza. Comunque una sola germotalpa mi ha dato 460 punti di esperienza. Bello il water. Perché ho ricevuto del ramen dal water? Oddio, qua se può scende. Aspettate, aspettate, aspettate. Buoni tutti. Se andiamo di qua, che cosa ci sarà mai di interessante? Degli occhi nei muri. Questa è chiusa, ovviamente. Allora, da notare il dettaglio che l'arma ce l'ha appiccicata con lo scotch. È una cosa bellissima, perché giustamente non avendo le mani, come le usano le armi, cioè. Comunque devo dire che la colonna sonora di sto gioco è figa, ragazzi. Mi piace, mi piace, mi piace. Ok, allora, sopra gli spuntoni ovviamente penso sia meglio evitare. Mi spacchiamo un po' sti vasi che troviamo. Signora Fenicottero, un inferno speciale tutto per te. Gra, firmato Dul. Ma firmato sto cazzo. Io non ci vado di là, ma se vado qua sopra è tutto così strano. Tra l'altro sta piscina... Questo non è pancia alla frutta, che cavolo è? Che color sangue, che schifo. Va bene, no, non ci interessa scoprirlo, vero? Direi di no, assolutamente, quindi... Allora, se andiamo giù di qua, invece... Allora, sti spuntoni comunque ci sarà un qualche modo, ragazzi, per toglierli dai piedi, comunque. Non vorrei dire, ma... Spacchiamo pure qua i vasi, vediamo se ci sta qualcosa di interessante all'interno. Sembrerebbe di no. Beh, comunque fare scontri qui è utile, ragazzi, perché si affrontano nemici una alla volta e tra l'altro danno buona esperienza. Ok, Omori è appena salito a livello 21, quindi probabilmente anche agli altri non mancherà tantissimo. Allora, se io premo qua... Ah, ok, quindi queste cose a questi bottoni a forma di cuore servono appunto proprio per togliere di mezzo gli spuntoni.
15. Oddio, perché qua c'è uno scheletro qua dentro? Oh no, come faremo? Nessuno è mai evaso. Ho appena aperto la porta. Vi ho appena aperto la porta. Potete uscire. Non è vivo. Ma dai, pensavo stesse dormendo. Chi mai l'avrebbe pensato che non era vivo? Allora, di qua ci sta pure Mary, ragazzi, col cestino da picnic. Sono ovviamente quasi libero. Ora devo solo trovare l'uscita. Sì, però se tu ti togliessi dal cazzo, guarda, sarebbe una cosa meravigliosa. Perché questo mo sta in mezzo ai maroni. Ah, esatto, Kel può usare ovviamente la palla per colpire le robe distanti. Ovviamente. Ecco fatto, quindi ad esempio liberiamo un po' di accessi. Aspettate, possiamo scendere di qua. Ma qua niente. Dobbiamo trovare un altro modo per scendere, ragazzi. Mazza, può essere più complicato di quel che pensassi sta cosa, ragazzi, eh. Quindi dobbiamo cercare di premere. Ma Kelle non può lanciare la palla verso lì, no? Sembrerebbe di no, così a caso, però vabbè. Ok, infatti anche Kelle adesso mi è salito a livello 21, Hiro a livello 21, mancherà pochissimo evidentemente anche a Obi, chiaramente. E minchia, stavolta abbiamo ottenuto 730 punti e Obri pure sarà a livello 21. Benissimo, dai, questa è una cosa positiva. Qua non c'è modo di passare. Ehi, c'è Mari. Mari, Mari, aiutaci, siamo bloccati nelle prigioni. Ma è terribile. Ok, ok, meno male che mi sono avvicinata. Ecco qui, ora venite a fare un bel picnic con me. Vedrete che vi sentirete subito meglio. Meno male che ho deciso di avvicinarmi, ragazzi. Infatti aveva senso che premesse lei il bottone, no? Quindi direi di curarci un pochettino. Parliamo con lei. Eccovi qui, sembrate un po' sottotono. Quindi vi ho portato dei sottaceti. Oh no, io odio i sottaceti. La prossima volta puoi portarci delle conserve di frutta. Ok, salviamo. Perfetto, io volevo vedere. Allora, di qua ovviamente non si passa. Questo lo possiamo spaccare. Questo lo possiamo spaccare. E quell'altro bottone ci aveva aperto qui, tra l'altro. Allora, di qua non passiamo, ma se andiamo di qua troviamo magari un'altra strada. Ne spacchiamo questi nel frattempo. Stiamo trovando un sacco di tofu, ragazzi. Passiamo la palla in tutti i sensi a Kel. Facciamogli colpire questo. Ok, cioè dovremo piano piano aprirci tutte quante le strade fondamentalmente. Quindi prima di salire abbiamo aperto questo, infatti. Se premiamo questo, premiamo pure quello? No. Ah! Ah! Ok. Un bottone magico ha fatto letteralmente svanire sta germotalpa dai mezzi ai piedi. E se premiamo qua, apriamo pure quest'altra strada qui. Benissimo, che piano piano forse si deve sbloccare un po' tutto, no? Era di qua, infatti. Allora, scendendo di qua, troviamo questo. Spacchiamo questo. Sempre tofu. E adesso ci sono tipo un paio di vie, due o tre vie dove possiamo salire. Allora, se proviamo a salire un attimo di qua, cosa troviamo? Magari è un modo per accedere alle altre celle. Oh madonna, che posto è questo? Sembra un posto serio, serissimo. 30 vongole, ottimo. Allora, se possono trovare pure soldi qua dentro. Perfetto. Ammazza, oh, è lungo questo corridoio. Due vongole, qua ci stava di sicuro un pezzente. Idem qui. E ok. Oh, guardate! Finalmente un'uscita, evviva, siamo liberi! Andiamocene subito, non voglio mai più vedere una germotalpa. Quindi di qua si esce, a quanto pare. Oddio. Castello di Dulcinea? Siamo proprio qua? Oddio. Oddio. No vabbè, raga, è un incubo. Ah, bello che ha messo le prigioni con tanto di scritta tipo Las Vegas. Fermi, prigionieri, pensate davvero di poter scappare così facilmente? Tornate subito tutti e quattro nelle prigioni. Accidenti, ce l'avevamo quasi fatta. Oh, cosa facciamo ora? Pensa, Hiro, pensa. Su, come possiamo uscire da questa situazione? L'ho trovato. Nobile cavaliere, sono costernato, ma temo che ci abbia scambiato per altri. Sì, sì. E così, non giudichi così in fretta. Siamo indubbiamente germotalpe.
Oh, proprio così, sì, anziché no. Anche io amo il tofu e Dulcinea. Che buon sapore ha Dulcinea, voglio dire il tofu. Cribbio, si vede che i miei occhi mi ingannano. Chiedo perdono, compagni, è molto difficile vedere con questo elmo. Molto bene, andate avanti allora. Io riprenderò il mio giro di pattuglia. Tornate alle vostre posizioni, la nostra amata Dulcinea potrebbe accorgersene. Ok, ce la siamo scampata. Niente male come idea, eh. Sei stato bravissimo, Iro. Con queste maschere germotalpo usciremo di qui senza problemi. Dobbiamo proprio continuare a indossarle, Iro. La mia si sta facendo un po' appiccicosa. Sì, Kel, meglio tenerle finché non usciamo di qui. Ah, dai, andiamo. Beh, meno male da un lato allora che avevamo ste benedette maschere, perché se no uscire da qui sarebbe stato appunto un bel problema. Ma posso mettermi a spaccare i vasi come se non ci fosse un domani? Davvero? Nonostante tutto? Va bene, spacchiamo i vasi come se non ci fosse un domani allora. Vediamo un po', intanto stiamo insomma caricando un po' di vongole. Quindi allora chissà se qua intorno ci sarà un picnic per salvare. Oddio, ho i miei dubbi, molto probabilmente dovremmo prima cercare di uscire, no? Minchia, pure sto posto è enorme, ragazzi. Allora, a parte che è pieno di statue di lei, e continuo a dire che questa cosa è estremamente spaventosa. E questo è Plutone, che cazzo ci fa qui? Oddio. Piano. Niente, se l'è data a gambe. Va bene. Allora, direi che è meglio uscire, eh? Ok, qua riusciamo ad andare. Perché è stato veramente raccapricciante, davvero raccapricciante. Allora, non lo so, ragazzi, cioè è stranissimo sto posto, veramente tutto assurdo, cioè è un po' la situazione generale in effetti. Vediamo quest'altra ala del castello, quella che sembrerebbe essere l'ala ovest. Allora, di qua vediamo un po'. Ammazza, fatemi passare, raga. Oh, mamma mia, ma che è? Oddio. Ma mi è permesso dire che questi posti sono tutti assolutamente raccapriccianti? Cosa sta succedendo qui? Cioè, tra l'altro, cosa sono tutti questi esseri? C'è un water così. Ovviamente c'è lei che si è fatta ritrarre nei migliori quadri nella storia dell'uomo. Va bene, va bene, direi che va benissimo, ma in effetti non va benissimo, davvero. Ah, volevo vedere se c'era appunto una stanza per salvare, ragazzi, ma... Cioè, sto cercando di esplorare un po' tutto, anche se appunto anche questo posto è veramente gigantesco, ragazzi, eh. Qua cos'è? Tipo la biblioteca? Eh sì, non è tipo, è proprio la biblioteca. Mamma mia, tipo a 50 piani pure sta biblioteca. E questa fila è per prendere i libri? Ah, ve lo scordate, guarda, ve lo scordate proprio... Oddio, non volevo... Impossibile dire che... Ma che cazzo dite? No, 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 in questo esatto momento non volevo, sinceramente, non volevo andargli addosso. Volevo più che altro trovare una via d'uscita. È tutto assurdo, ragazzi, mi concedete di dirlo, vero? Non so manco più da che parte si uscirà, tra l'altro. E questo che posto è? Una sala cinema? Che cavolo è? Sì, c'era anche il suo trono, lei ovviamente c'è il posto migliore. Boh, ragazzi, è tutto così strano, mamma mia. L'uscita dovrebbe essere qua sotto, no? Di regola. Però come si esce? Guarda quanta folla, non passeremo mai così, cerchiamo un'altra uscita. Forse la folla inizierà a sfoltirsi col tempo, proviamo a ripassare dopo. Ah, pure! Oh, madonna santissima, ragazzi. Questo potrebbe essere un grosso problema. Ah, visto che nel frattempo, ragazzi, nel castello vero e proprio non ho trovato un punto di salvataggio, perlomeno non per adesso, sono tornata qui per venire a salvare. Che dire, sono alquanto interdetta anche da tutta questa situazione. Io a questo punto delle cose ripenso anche a Cap Spaceboy, che meno male per lui, ragazzi, si è salvato la vita fondamentalmente, perché era cotto di questa mezza matta che, per l'amore del cielo, io direi che è meglio darsela a gambe levate, quindi... Riprenderemo da qui la prossima volta, dovremo, insomma, dovrò vedere di riuscire a trovare un'uscita, anche se la vedo abbastanza dura, perché mi sembra di aver girato quasi tutto e non ho trovato altre vie d'uscita. Magari, ragazzi, potrete darmi un piccolo suggerimento, un piccolo consiglio voi qua sotto in commento per la prossima volta. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Vi lascio a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao!